Se c'è una categoria a cui siamo particolarmente legati, quella riguarda gli Oscar al miglior film d'animazione. Oggi nessuno mette in dubbio la qualità artistica dei lungometraggi animati, ma dovete sapere che l'Oscar in questione è uno dei più recenti. È stato introdotto dall'Academy solo nel 2002. Prima i cartoon avevano ricevuto solo dei riconoscimenti speciali. La produzione di Biancaneve e i Sette Nani nel 1938 o Toy Story nel 1995. Il cambio di rotta è stato obbligato in quanto le produzioni animate sono raddoppiate, concorrendo al dominio incontrastato della Disney. Tant'è che il primo Oscar vinto come miglior film d'animazione è andato a Shrek. Storia a parte, i 5 film candidati agli Oscar 2023 ampliano il concetto di diversità produttiva. Un film della Disney, 2 di Netflix, 1 della DreamWorks e 1 dell'indipendente distribuzione A24, che grazie ad Everything Everywhere All at Once è la grande favorita. Andando nello specifico, salta all'occhio la bella sorpresa di Il mostro dei mari, diretto da Chris Williams, già premio Oscar nel 2015 per Bolt. Il film, adatto per grandi e piccoli, è disponibile su Netflix. Al centro della storia una strana amicizia, quella tra un cacciatore di mostri marini e una ragazzina orfana. Fianco a fianco capiranno che anche il peggior mostro alla fine non è poi così cattivo. Non poteva mancare la Disney tra i film d'animazione. Se nel 2022 l'Oscar era andato ad Encanto, quest'anno c'è invece Red, diretto da Domi Shi e targato Disney Pixar. Il 25esimo lungometraggio della Pixar, prodotto da Pete Docter, ben 3 volte premio Oscar, ci porta a Toronto. Mei Li, 13enne con la passione smodata per una boy band, si sveglia e scopre di essersi trasformata in un panda rosso gigante. Il motivo? È un riflesso alle sue emozioni. Il film, anche candidato ai Golden Globes, si avvale della colonna sonora di un grande compositore, Ludwig Göransson. Sì, lo stesso di The Mandalorian e Black Panther. Capitolo a parte per l'eccezionale ritorno al cinema del leggendario Puss in Boots, doppiato da Antonio Banderas. Il gatto con gli stivali 2, L'ultimo desiderio, è stato uno dei maggiori successi cinematografici del 2022. Il punto di forza? Oltre ai personaggi è da sottolineare la tecnica mista che alterna in modo convincente il 2D al 3D, risultando davvero originale. Citazionista e spassoso, scorretto ed emozionante. Il film diretto da Joel Crawford ha aperto un nuovo orizzonte all'interno della saga DreamWorks, tra nuovi personaggi e spietati cattivi. Se Banderas ritorna nel mitico ruolo, il voice cast originale è notevole. Olivia Colman, Florence Pugh, Ray Winston e Salma Hayek che doppia Kitty, alias Zampe di Velluto. Nonostante la qualità di Il gatto con gli stivali 2 e L'ultimo desiderio, l'Oscar al miglior film animato sembra una sfida a due. Il favorito numero 1 è senza dubbio il Pinocchio di Guillermo del Toro, anch'esso disponibile su Netflix. Già vincitore del Golden Globe e del BAFTA, la pellicola in stop motion è un grande esempio di narrativa classica rivista e, perché no, attualizzata. In poche parole, Guillermo del Toro è riuscito nell'impresa di stravolgere quasi del tutto la favola di Collodi, pur mantenendo intatto il suo spirito immortale, tanto che si sarebbe meritato la nomination anche come miglior sceneggiatura non originale. Un'impresa che lo rende il grande favorito, benché sia candidato anche uno dei titoli da noi più amati, Marcel Duchamp, diretto da Dean Fleischer-Kemp. Girato a tecnica mista, stop motion e live action, il film è stato un vero e proprio caso cinematografico. Tenero e poetico, il piccolo mollusco Marcel è un personaggio profondo e sorprendente, che ci spinge ad osservare il mondo con gli occhi puri di un bambino. La sfida è dunque aperta. La certezza Pinocchio o la speranza Marcel? Una cosa è sicura, non vediamo l'ora di veder sfilare sul red carpet del Dolby Theatre un burattino di legno e una conchiglia con le scarpe.